Gentili telespettatori di Cilento Channel, ben trovati per una piccola puntata di sport per quanto riguarda il basket agropolese. Domenica prossima la New Basket Agropoli, che milita nel campionato di Serie C Gold, affronterà il Bim Bum Basket Rende proprio qui al Pala di Concilio, e per l'occasione Cilento Channel trasmetterà la diretta alle ore 18, quindi appuntamento per domenica. Siamo alla terza giornata in classifica, i punti sono 2 per la New Basket Agropoli, mentre 2 sono anche i punti per il Bim Bum Basket Rende. Oggi siamo qui per intervistare anche la sezione medica del Basket Agropoli e poi sentiremo anche il coach Franco Lepre con gli aggiornamenti sulla partita di domenica prossima, quindi seguiteci perché tante informazioni importanti vi daremo in questa prima, diciamo, esaltante puntata sportiva. Bene, come vi avevo già anticipato nell'introduzione, adesso sentiremo lo staff medico e poi coach Lepre per continuare, insomma, il nostro aggiornamento sul basket e sulla New Basket di Agropoli, la squadra che della città, insomma, che sta portando tanto entusiasmo. Allora, dottore Schettino, Salvatore Schettino, dello staff medico, insomma, della New Basket Agropoli, si occupa dei protocolli Covid che, sì, ahimè, quest'anno, insomma, questo, prego, sì, raccontiamo. Abbiamo avuto questa problematica, ormai è un anno, questo Covid ci ha in qualche modo bloccato il campionato l'anno scorso, però quest'anno il presidente Farese si è attivato, ovviamente la federazione e tutto, per far sì che il campionato potesse andare avanti. Però per andare avanti, per, diciamo, iniziare ed andare avanti, c'è bisogno di fare questi tamponi antigenici rapidi 2 giorni prima della partita. Quindi noi 2 giorni prima facciamo questi tamponi accuratamente. Questa domenica sarà la terza partita, già abbiamo fatto 2 giornate di controlli per ogni giocatore e per i dirigenti, accompagnatori e tutto lo staff della squadra, e quindi tutto a posto, tutto negativo, tutto, diciamo, i controlli sono stati negativi. Questo secondo me è una cosa molto importante, perché ha permesso di mettere in sicurezza la squadra e rendere sicuri tutti, e diciamo ha permesso ai giocatori finalmente di giocare. Io lo dicevo prima, io ho assistito alla prima partita e mi ha entusiasmato molto, perché vedevo questi ragazzi pieni di energia che era lì ferma, che non poteva essere, diciamo, estrinsecata, perché si allenavano ma non potevano giocare. Quindi io credo che è una buona cosa, è una bellissima sensazione vederli giocare con quell'entusiasmo, il calore tra di loro, il gioco giocato, quindi non un gioco teorico ma il gioco giocato. Quindi io come medico sono contentissimo, perché do una mano alla squadra, allo staff tecnico e ai dirigenti, e credo che questo approccio sia stato molto importante, perché si doveva partire, era impensabile che si stesse ulteriormente fermi un altro anno. Diciamo che è un passo molto importante, i ragazzi stanno bene, i ragazzi sono molto contenti e motivati. Io spero che ci sia un buon percorso in questi 3 mesi in cui ci saranno le partite di campionato, e speriamo, in bocca al lupo ai ragazzi, e speriamo che in qualche modo si possa fare 2 cose buone: avere un ottimo risultato, diciamo, sportivo, e aumentare anche il morale. In questo momento ce n'è bisogno. Io come medico vedo tutti i giorni la gente scoraggiata, è molto stressata, è molto così demotivata. Noi dobbiamo cercare di andare avanti, però con prudenza, quindi vivere
la vita va vissuta, però ci vuole prudenza. Gli assembramenti famosi che ci sono stati, eccetera, non ci devono essere. Quindi noi dobbiamo, ecco, perciò lo sport è importante, lo sport ci può dare questo input, no? Questa gioia di vivere, di andare avanti, però con prudenza. Il fatto dei tamponi è molto importante perché ci dice che si va avanti, si fanno le cose con raziocinio, cioè non si fanno le cose tanto per fare, si fanno in un certo modo. Quindi è un piccolo esempio di come dovrebbero essere le cose. Io spero che ci sia un buon risultato da parte di tutti quanti, anche per quanto riguarda questa patologia che ci sta in qualche modo mettendo alle corde. Però ripeto, le persone devono essere prudenti e assolutamente non devono avere paura, perché la paura è una cattiva consigliera. Noi dobbiamo sempre vivere, la vita va vissuta, però bisogna stare attenti. Questo è quello che mi sento di dire nella mia esperienza di medico di medicina generale che sta tutti i giorni sul campo, qui in tutti i sensi, sul campo sportivo e sul campo, diciamo, esterno. Questo mi sento di dire. Quindi un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, complimenti al presidente Angelo Farese, ci mette tanto entusiasmo, tanta voglia di fare. Questo gli fa onore, perché non è semplice, i problemi sono tanti. E quindi voglio dire, affrontarli e risolverli è un dato molto importante. Bene, dottore, mi permetta di ringraziarla anche a nome del presidente Angelo Farese e anche di tutti i dirigenti della squadra, non solo per il lavoro che fa per i ragazzi del basket, ma anche per quello che fa come medico di medicina generale per tutti i cittadini agropolesi. Grazie. E i suoi assistiti. Grazie soprattutto anche a Fisiomedica, insomma, rappresentata da Gaetano Schettino, che mette a disposizione la sua professionalità, il suo team, e questo lo dobbiamo specificare sempre davvero in modo gratuito per il bene della città, ma il bene soprattutto dei nostri cestisti. E Gaetano ci racconta, insomma, il suo lavoro con Fisiomedica per i ragazzi. Prego Gaetano. Assolutamente. È un piacere innanzitutto supportare il New Basket Agropoli, anzi colgo l'occasione per ringraziare il presidente Angelo Farese e la società tutta. Come responsabile di Fisiomedica, centro medico riabilitativo, noi supportiamo dal punto di vista riabilitativo i pazienti, dal punto di vista di prevenzione degli infortuni, perché fare prevenzione è fondamentale. Allo studio da noi abbiamo macchinari elettromedicali di ultima generazione in cui attraverso i quali aiutiamo i ragazzi a recuperare il prima possibile. Ovviamente questo periodo Covid è stato deleterio per tutti gli atleti, per tutto lo sport e per i ragazzi ovviamente della New Basket Agropoli. Devo dire che però è stato fatto anche un buon lavoro con i preparatori atletici della società, i ragazzi sono in buone condizioni, sicuramente la tenuta fisica migliorerà con l'avvenire delle partite, e noi come centro medico riabilitativo faremo la nostra parte come l'abbiamo sempre fatta, con tanto lavoro, tanta dedizione e soprattutto tanta passione per lo sport e ovviamente per la medicina. Voglio ricordare che al nostro centro medico abbiamo la possibilità di fare tante specialistiche mediche, quindi ci occupiamo di tutto il reparto di ortopedia, fisiatria, riabilitazione ortopedica, neurologica e sportiva. Ci tengo a precisare che in Campania siamo anche uno dei pochi centri convenzionati con la terapia del dolore, l'ozonoterapia, con la responsabile che è la dottoressa Elvira Serra, e siamo supportati anche da altre specialistiche mediche come l'oculistica, dermatologia, medicina estetica, medicina del benessere, e devo dire possiamo vantare anche due medici sul territorio nazionale molto importanti come il dottor De Bartolomeis, che viene dall'Università di Pisa, si occupa di endocrinologia, e il professor Ferrari, urologo dell'Esperia di Modena. Insomma, cerchiamo di tutelare a 360 gradi la salute del paziente con tecnologie, specialisti all'avanguardia e con tanta qualità. Davvero vi faccio i complimenti, perché grazie. I ragazzi sono in buone mani, siete dei professionisti, siete delle persone di cuore. Grazie. E quindi meritate il meglio. Io
Ringrazio di nuovo Gaetano Schettino, Salvatore Schettino, e vi do appuntamento tra qualche secondo con l'intervista di Coach Lepre per la preparazione di domenica. Fantastico. Invitiamo anche tutti a vederla su Cilento Channel, a vedere la diretta su Cilento Channel in streaming alle ore 18. Grazie Gianni, grazie anche a voi. Grazie a voi. E dopo aver sentito il settore medico della New Basket Agropoli, ci troviamo con coach Franco Lepre per fare, diciamo, una piccola cronaca della scorsa partita e poi ci dirà anche come prepara e sta preparando la squadra per domenica prossima. Allora coach, una sfortuna per quanto riguarda domenica, anche l'arbitraggio non è che ci ha dato effettivamente forza e il giusto valore per quanto riguarda anche il comportamento dei ragazzi, che ricordiamolo, davvero sono straordinari. Sì, diciamo che abbiamo perso una partita secondo me immeritata, siamo stati davanti al punteggio per quasi tutta la gara, anche con punteggi importanti in doppia cifra. Diciamo che l'arbitraggio ci ha molto molto penalizzato, perché ci ha tolto i giocatori importanti nello stesso ruolo gli ultimi 4-5 minuti, quindi siamo stati costretti a giocare senza lunghi nei minuti finali, quando con la partita punto a punto. Nonostante questo abbiamo avuto la possibilità di vincerla, quindi sotto questo aspetto sono soddisfatto. Dispiace per il punteggio, perché potevamo mettere dentro altri due punti su un campo importante, e quindi che era tantissima roba sia a livello di fiducia sia a livello di classifica reale. Di solito io cerco di scoprire anche le tue tattiche, quindi come ogni prepartita ti chiedo come la stai preparando la prossima gara, e poi soprattutto mi interessa sapere se dopo due giornate, quindi questa sarà la terza, insomma la squadra sta crescendo secondo il tuo modo di vedere il gioco. Allora, diciamo che in merito alla partita di domenica prossima, giocheremo con una squadra molto giovane, una squadra piena di stranieri, hanno mi sembra 7-8 stranieri nel roster, e tutti ragazzi di talento, maggioranza dalla Serbia, ragazzi serbi che stanno in Italia proprio per fare i professionisti, quindi parliamo tutti atleti, tutti già ragazzi ben allenati, si allenano tantissimo. E proprio per queste considerazioni fatte ci stiamo allenando da martedì con dei principi difensivi molto ristretti, quindi cercheremo certamente di non farli correre, di non farli saltare in campo aperto, cercheremo di gestire tatticamente la partita in modo che da creargli qualche problema ai loro ingranaggi offensivi. Sarà una partita molto molto intensa, ho detto già ai miei ragazzi che sarà una partita in cui tutti quanti dovremo dare qualcosa in più sotto l'aspetto atletico e di concentrazione. Sono molto fiducioso, perché ritengo che la mia squadra possa sicuramente fare bella figura e vincere la partita, però ci aspetta una battaglia sicuramente. I tuoi ragazzi si stanno avviando verso quella modalità di gioco che tu preferisci? Sì, vabbè, è normale che mano a mano che ci alleniamo ci miglioriamo sicuramente nella coesione del gruppo, nel conoscerci, quindi alla fine la mia pallacanestro è abbastanza normale, nel senso che io voglio una squadra che faccia delle buone scelte in mezzo al campo e che si aiuti in mezzo al campo, che si passi la palla, non voglio una squadra dove c'è un giocatore che deve fare la star e altri dei comprimari, quindi diciamo che stiamo crescendo molto e lo devo soprattutto ai grandi della squadra, che stanno aiutando molto i giovani, quindi sia i due stranieri e sia gli agropolesi un po' più grandi stanno dando una grossa mano, quindi sotto questo aspetto mi ritengo fortunato, perché ho dei giocatori intelligenti in mezzo al campo che una volta che gli do l'obiettivo dell'allenamento, della settimana, fanno di tutto per portarlo avanti e per raggiungerlo ovviamente. Bene, Franco Lepre, rimani con me che salutiamo i nostri telespettatori. Vi ricordiamo naturalmente l'appuntamento domenica ore 18 in diretta su Cilento Channel Digitale Terrestre, anche in streaming sulla pagina Facebook non solo di Cilento Channel ma anche della pagina New Basket Agropoli. Ciao! Buonasera a tutti e grazie.